Benvenuti a Nyon, la città storica sulle rive del lago Lemano, dove la storia si coniuga al presente. La cittadina di Nyon è situata a metà strada tra Ginevra e Losanna, nel cuore dei vigneti della Côte, delimitata dalle rive dei due fiumi Buaron e As. Nyon, Glon e Copé sono le tre cittadine più grandi del distretto di Nyon. Molte rovine ricordano la lunga e prestigiosa storia di Nyon. Questo vale particolarmente per il patrimonio rilasciato dagli antichi romani, le cui impronte sono una testimonianza preziosa delle epoche passate. Addirittura il castello di Nyon, proprietà dei conti di Savoia nel XIII secolo, è stato costruito su rovine romane. Grazie ad una posizione strategica eccellente tra Ginevra e Losanna, Nyon rimane anche oggi un centro economico molto dinamico. Con l'aerodromo de la Côte situato a Prangin, la regione di Nyon dispone anche di un piccolo aeroporto per veicoli monomotore. Nyon si definisce inoltre come una mecca del piacere e della cultura. Camminando lungo la Route du Vignoble scoprirete le bellezze della regione. Il cammino si estende da Versoix a Morges, attraversando Nyon, ed è dedicato alla scoperta dei vini de la Côte e di altre specialità regionali. A pochi chilometri da Nyon si trova una sede del Museo Nazionale Svizzero Château de Prangin. L'edificio, che fu la residenza temporanea anche di Voltaire e Giuseppe Bonaparte, fu costruito nel XVIII secolo in stile francese dell'epoca. Non lontano da Nyon si situa il Château di Copé, che è stato costruito nel XIII secolo dai conti di Savoia. Il castello è tuttora proprietà dei discendenti dei Necker e di Madame de Staël e conserva per questo motivo un'atmosfera autentica del passato. Una visita al Musée du Léman di Nyon vi fornirà informazioni affascinanti sul più grande lago dell'Europa occidentale. Gli acquari, i modelli di grandi e piccole imbarcazioni ed addirittura una macchina a vapore restaurata presentano la fauna e la vita in convivenza col lago. La ferrovia Nyon-Saint-Serge-Cours offre un altro modo ammaliante per scoprire i dintorni di Nyon. Il trenino rosso, come viene affettuosamente chiamato dagli abitanti, attraversa i villaggi pittoreschi del Jura. Per gli amanti degli animali, consigliamo un viaggio allo zoo de la Garenne. La vasta struttura ospita lupi, linci, rettili e una grande varietà d'uccelli. I numerosi eventi culturali organizzati durante tutto l'anno sono l'origine della grande reputazione della regione di Nyon. Oltre al famosissimo Paléo Festival conosciuto in tutta Europa, negli ultimi anni il Festival di Musica Caribana si è affermato come palcoscenico molto gradito dagli spettatori che mirano a nuove scoperte musicali. Durante l'estate, Nyon è un luogo molto apprezzato dagli amanti degli sport acquatici e dispone di ottime infrastrutture e impianti sportivi. Il Golfo de Bonmont, situato a Quesseré, offre condizioni ideali capaci di incantare anche i più esigenti. Lasciatevi sedurre dal fascino delle molteplici attrazioni della regione di Nyon. Benvenuti a Nyon!